ma ci vuole anche, secondo me, una parte di una serve, c'è tutto il mondo, di controllo, come una forza di controllo, controllo, fai delle commissioni. Perché dobbiamo andare noi parlamentari nelle acciaierie di Taranto? Ci va una commissione di senatori apposta e va bene, dovrebbe fare un ordine di controllo. Magari se non ci sono svolte autoritarie, questa è la critica che sono possibili svolte autoritarie con questa riforma del Senato che sta facendo Renzi, questa è la critica. Ma scusa, ma è lì, non è eletto da nessuno, è dentro un Parlamento di nominati, fai un Senato di nominati, cioè dov'è la democrazia? Si sono anche incazzati i vecchi costituzionalisti. Benché cioè, hanno espresso un parere, io ho concordato che è giusto. Sta sparendo la democrazia, voi parlate dei grillini. È già sparita di fatto. È già sparita. Allora, qui si tratta di diventare di nuovo, riprenderci questa parola, che è democrazia. La democrazia nel movimento c'è. Facciamo le cose in rete, votate tre volte. Io dico un parere, magari posso essere smentito. Benissimo. Io sono, te l'ho detto, sbaglio anche per gli altri, sbagliamo, no? E stiamo tentando un'operazione mai fatta. Chi è che vota nel mondo da casa? Io ho votato, avevo 170 candidati nella mia circoscrizione in agenzia, no? Ho guardato, non li potevo guardare tutti, ma avevo dei filtri, allora ho scelto sotto i 35, la professione, uomo o donna, e ho votato, si sono ridotti a 15, li ho guardati i curriculum, i filmati, ho votato tre preferenze. Ma dov'è? E a casa mia senza dare 2 euro, 3 euro, senza cosa. Poi che siano 10, 30, 50 o 100. Dall'anno scorso, gli aventi diritto al voto erano 80.000, adesso sono 40.000, adesso sono quasi 100.000. Gli iscritti si sono raddoppiati, ogni anno noi raddoppiamo. Hanno votato 35.